C'era una volta via Pasubio, una delle vie più importanti di San Benedetto del Tronto nella frazione di Porto d'Ascoli. Tirreno Adriatico, Giro d'Italia, Mille Miglia, uomini e donne importanti sono passati lungo questa via, ingresso principale a San Benedetto da chi proviene dalla parte italica un tempo borbonica. Un ingresso reso ancor più potente grazie all'apertura dell'autostrada adriatica nel 1973 e che non ha patito la concorrenza della vicina e ben più comoda sopraelevata. Dal 1886 un passaggio a livello è protagonista su questa strada, creando per un secolo file e attese, mentre convogli a vapore, littorine e tradotte merci, facenti purtroppo parte del passato, sfrecciavano verso Ascoli Piceno. Ma quando l'elettricità 3000 volt fu attivata, facendo così rifiorire il ramo secco, furono gettate le basi per eliminare questo passaggio a livello e sostituirlo con un sottopasso. Un sogno divenuto realtà il 18 luglio 2015, sipario definitivo di 100 anni d'attese, lamenti e sguardi del treno che passa in giornate fredde di neve siberiana e roventi di caldo africano. Ci siamo? Vai! Il sottopasso, progettato dal settore progettazione e manutenzione opere pubbliche del comune, ha un'altezza massima di 5,03 metri, è largo 10,5 metri e accoglie due passaggi laterali per pedoni e bici, larghi 1,5 metri ciascuno. Il tunnel è costituito da uno scatolare in cemento armato lungo 34 metri, che è stato realizzato a parte e poi collocato sotto la linea ferroviaria mediante la tecnica della spinta oleodinamica. La struttura è dotata di un sistema autonomo con gruppo elettrogeno per lo smaltimento delle acque piovane in caso di allagamenti. Il primo passo per quest'opera si ebbe nel 2008, quando la Regione, dei complessivi 246 milioni di fondi FAS, fondi per le aree sottoutilizzate assegnati dallo Stato alle Marche, ne destinò 75 alle allora 4 province, per interventi infrastrutturali da esse proposte con piani di fattibilità certi. Così nel giugno del 2014 sono stati avviati i lavori per arrivare all'inaugurazione ufficiale, alla presenza del sindaco di San Benedetto del Tronto Giovanni Gaspari, dei presidenti delle regioni Marche Abruzzo Luca Ceriscioli e Luciano D'Alfonso, della vicepresidente della regione Marche Anna Casini e del presidente della provincia di Ascoli Piceno Paolo D'Erasmo. La benedizione è stata impartita da Don Gianni Croci, per anni parroco dell'Annunziata. Parole molto importanti quelle che ha riferito il sacerdote. Per Don Gianni questo sottopasso rappresenta un sinonimo di unione in un'Europa purtroppo meditante di divisioni. Un'unione tutta italiana tra due regioni, le Marche e l'Abruzzo, divise da un punto di vista statale fino al 1861, ma oggi unite più che mai nel contesto della macroregione adriatico-ionica. Una testimonianza totalmente appoggiata dal presidente abruzzese Luciano D'Alfonso, che ha preso come modello San Giacomo della Marca di Monte Prandone, un santo che aveva nel pacificare i popoli la sua funzione di base. Visibilmente soddisfatto il sindaco Gaspari, che ha voluto ringraziare tutte le persone che direttamente o indirettamente hanno partecipato alla realizzazione dell'opera realizzata nei tempi e rappresentante un esempio di buona amministrazione. A testimonianza di ciò, un video ha fatto da sfondo a questa giornata memorabile. Come avete potuto vedere, è stata una giornata storica per San Benedetto del Tronto, ma anche per le regioni interessate, Marche e Abruzzo. Un raro momento in cui pubblicamente si possono vedere i presidenti di entrambe le regioni. A tal proposito, ascoltiamo le parole del presidente della Giunta regionale delle Marche, Luca Ceriscioli. Allora, oggi è una bellissima giornata, quando sono stato invitato a mezzogiorno sotto il sole per un sottopasso ho detto di sì prima di sapere di cosa si trattasse. Ovviamente, vista l'opera, direi che ne valse pienamente la pena essere qui in mezzo alle persone del Piceno per godere insieme di un'opera che toglierà tanto peso ai cittadini che devono aspettare il passaggio a livello, più forza d'immagine a un territorio che con un traffico più snello riesce a parlare chi verrà qua in termini di qualità e attenzione alla sicurezza e alla qualità della vita. Sono tante cose che sono un buon governo, fatto in tempi record con un'impresa che ha lavorato come si deve, siamo all'apoteosi di una politica concreta che parla ai cittadini. Presidente, un'altra domanda,
Come, su che cosa si baserà il rapporto, è venuto anche da Alfonso, con la regione Abruzzo nei prossimi anni? Cosa avete intenzione di fare? Noi dobbiamo costruire una grande alleanza tra regioni confinanti che hanno la stessa dimensione per fare massa critica sui tavoli dei fondi europei più significativi, quelli della macroregione, fondi strutturali. Solo in un'alleanza di queste regioni riusciremo a cogliere il risultato, un'idea che passa più per lo stare insieme che con l'uomo solo al comando, che difficilmente una strategia di fondi potrebbe portare a casa qualcosa, magari una bandierina in meno piantata simbolicamente a nome delle Marche, ma molti più risultati per i nostri cittadini. Ringraziamo il presidente Luca Ceriscioli a nome di tutta la redazione dell'Ancora Online e della diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatranzone Montalto.